Dopo una breve interruzione a causa della quarantena degli operai, si tira dritto per completare il primo tratto della passeggiata romantica alla Darsena Borghese a Fano. Il progetto, firmato dall'architetto Bursi e fortemente voluto dal sindaco Seri, prevede anche un nuovo sottopasso lungo via Nazario Sauro, grazie ad una convenzione con RFI. A breve intanto verrà inaugurata la prima tranche dei lavori, che proseguono a buon ritmo. A fare il punto è l'assessore Fabiola Tonelli. Adesso stanno arrivando gli arredi che abbelliranno tutta la zona, insieme all'assessore Brunore, che mi sta aiutando a seguire questo cantiere in questo periodo. Si sta lavorando sul verde, quindi è un impianto innovativo che permetterà, insomma, la crescita del verde in un tempo molto breve, per poter avere appunto un decoro anche per la data dell'inaugurazione. Stanno arrivando appunto anche le pavimentazioni che permetteranno l'accessibilità, più fruibilità, come avevamo detto in altre occasioni, per i disabili, che costituiranno tutta questa discesa che adesso appunto la vediamo asfaltata, ma in realtà poi arriveranno dei materiali adeguati per questa zona. E l'illuminazione sarà un'illuminazione scenica bellissima, con anche integrato questo proiettore che darà dei messaggi pubblicitari, ma anche turistici, delle varie iniziative della nostra città proiettate sul muro, diciamo, antistante alla Darsena. L'assessore poi ha ringraziato la Lega Navale e l'Associazione Marinai d'Italia, che doneranno al comune 4 telecamere. Inoltre si sono resi disponibili a ripulire l'altra sponda non compresa nell'appalto. Questo è il primo stralcio che, come abbiamo sempre detto, comprende dalla facciata della Darsena fino al ponte ferroviario. Poi ci sono altri due step che ancora sono in fase di progettazione. Dobbiamo richiedere anche dei finanziamenti esterni, che comprenderanno appunto dalla ferrovia fino alla capitaneria, e poi ci sarà il terzo stralcio, che sarà l'altra sponda, quella lato nord, diciamo. Quindi il taglio del nastro quest'estate? Sì, quest'estate, tra il fine luglio e i primi di agosto, noi vorremmo appunto tagliare il nastro di tutta la passeggiata e anche della Darsena.